Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a un episodio di Benessere in Onda, un progetto dell'associazione Insalux condotto da me, Chiara Patarino, e a cura del dottor Luigi Grosso. L'argomento di oggi è di grande interesse per genitori, educatori e professionisti del settore. L'era digitale ha portato con sé una nuova forma di dipendenza che sta colpendo sempre di più i nostri giovani. E cioè la dipendenza da smartphone. È un fenomeno apparentemente innocuo che però sta avendo conseguenze allarmanti sullo sviluppo fisico, mentale e sociale dei bambini. Il programma di oggi è un viaggio alla scoperta dell'impatto degli smartphone sui bambini tra pericoli nascosti e buone pratiche per un uso consapevole. Parleremo di cos'è un nativo digitale. Faremo un'analisi dell'uso dei dispositivi elettronici e delle conseguenze sulla salute e anche quali sono gli effetti dell'uso prolungato degli smartphone sul cervello. Avremo un ospite, un insegnante, sempre a contatto con i bambini e come sempre il direttore scientifico del podcast, il dottor Luigi Grosso, concluderà dandoci dei buoni consigli secondo le indicazioni degli specialisti del settore. Ma innanzitutto, dottor Grosso, ci può spiegare che cos'è un nativo digitale? Grazie Chiara e grazie anche agli amici che ci stanno ascoltando sul podcast. Questo è nato proprio per dare dei buoni consigli, come dice appunto il nostro programma. Un nativo digitale è una persona che è cresciuta in un ambiente in cui la tecnologia digitale, come internet, computer, smartphone, social media, è stata parte integrante della vita quotidiana sin dalla nascita. Diciamo che questo termine è stato coniato dallo studioso Mark Prensky nel 2001 per distinguere le nuove generazioni dalle vecchie, come la mia generazione, perché noi, vecchia generazione, siamo immigrati digitali. Ecco, Anch'io, tutti siamo immigrati digitali. i nativi digitali tendono ad avere familiarità con la tecnologia fin da giovani e sono abituati a utilizzarla per comunicare, apprendere, giocare e lavorare. Guardiamo anche bambini piccolissimi di 2-3 anni. Certamente, però vede Chiara, questa tecnologia e anche la competenza tecnologica che hanno le nuove generazioni non implica necessariamente una comprensione profonda o critica della tecnologia stessa, perché può comportare sfide come la gestione del tempo trascorso online e anche la sicurezza delle informazioni personali. Questo è un gran problema. Dottor Grosso, e quali sono a questo punto i numeri dell'emergenza? Questa è una bella domanda ancora, mi fa piacere Chiara che lei ha preparato queste bellissime domande perché i numeri sono veramente allarmanti, perché il 50% dei bambini tra gli 8 e i 12 anni possiede oggi uno smartphone e l'utilizzo medio giornaliero supera le 6 ore, arrivando addirittura anche a 10 ore, che è È veramente, incredibile, eh sì, infatti. allarmante, veramente. E purtroppo circa il 30% dei bambini già mostra segni di dipendenza digitale e, pensi un po', Chiara, il 40% manifesta già problemi di sonno correlato all'uso dei Già dispositivi. così piccoli. Acci picchia, sono veramente dati inquietanti. Ma quali sono gli effetti sulla salute? Gli effetti sulla salute sono molteplici e qui riporto quello che gli studiosi ci informano. Come lei giustamente ha detto all'inizio, sono semplicemente un divulgatore, acquisisco questi dati dalle informazioni che raccolgo. Ebbene, questi studiosi dicono che per quanto riguarda gli effetti proprio sulla salute, c'è un affaticamento degli occhi, quella che viene chiamata la sindrome da visione al computer. Infatti, l'esposizione prolungata allo schermo dello smartphone può provocare affaticamento degli occhi, una visione offuscata e addirittura anche una secchezza oculare, fino a portare a una malattia che è l'occhio secco. Già Infatti, così piccoli.
predispone già da piccoli a questa malattia, che quindi so che bisogna, una... bisogna stare attenti. bisogna stare molto Ma ci sono attenti. anche altri effetti importanti, per esempio i problemi posturali che poi incidono sulla colonna vertebrale e quindi sui dolori cervicali, dorsali, lombari. In un recente episodio del podcast abbiamo parlato del text neck, e cioè il collo da smartphone, per chi vuole andarselo a risentire. Poi scatta automaticamente anche una dipendenza tecnologica, quindi proprio una vera e propria dipendenza, così come quella dipendenza dall'uso di droghe. E poi non dimentichiamo anche gli effetti sui disturbi del sonno e addirittura un sovraccaricamento muscolare e tendineo che può portare, pensi un po' Chiara, a una patologia che è la sindrome del tunnel carpale o la tendinite del pollice. Insomma, veramente inquietante, questo comunque si espande anche a tutti noi adulti. Ma oltre ai problemi fisici, vorrei conoscere quali sono gli altri problemi che sfera coinvolgono. Beh, abbiamo parlato fino ad ora dei problemi che riguardano la sfera del sistema biologico vero e proprio, ma hanno anche un impatto sulla salute mentale, questa dipendenza da smartphone, perché sono proprio propedeutici a scatenare patologie come l'ansia e la depressione, una patologia che si chiama nomofobia. Che nome particolare, non l'ho mai sentito. Eh sì, perché la nomofobia è la paura di essere senza il proprio telefono, che deriva da non mobile phone fobia. Chi soffre di nomofobia, per esempio, sperimenta un'ansia, uno stress forte quando non ha accesso al proprio smartphone. Sempre sulla sfera della salute mentale vorrei citare anche a una forte riduzione della capacità di concentrazione. Mi pare che poi avremo un ospite che parlerà proprio di questo, se non sbaglio. Abbiamo un ospite insegnante che è sempre in contatto con i bambini, ci parlerà proprio di questo. Infine, un'altra patologia che si chiama FOMO, cioè Fear of Missing Out, cioè il costante accesso alle piattaforme social alimenta la paura di perdersi degli eventi, delle notizie, delle esperienze sociali, e quindi si viene a creare proprio uno stato di ansia costante. Qui l'ansia è uno dei problemi più gravi da questa dipendenza, ma tutto questo che ci ha detto vedo che ha anche delle conseguenze sul sociale. Sì, purtroppo è facile pensarlo, e molti studiosi ci danno proprio delle indicazioni precise in merito, per esempio l'isolamento sociale, anche se pensiamo che lo smartphone possa migliorare i nostri rapporti sociali, in effetti è proprio il contrario. Un paradosso. È un paradosso, sì, in effetti è proprio così. E poi c'è anche una riduzione sulle abilità comunicative. La messaggistica scritta sui smartphone o sui social media e può ridurre la capacità di comunicare efficacemente di persona, cioè con il contatto vis-à-vis. Grazie, dottor Grosso, ci ha portato a conoscenza di questi dati scientifici in maniera veramente molto semplice e comprensibile. Grazie. E ora vorrei chiedere, seguendo la nostra scaletta, quali sono i danni sul cervello? Certo che questo, Chiara e cari amici che ci state ascoltando, ha una ricaduta sul cervello, perché ci sono dei danni anatomici veri e propri. Infatti c'è un'alterazione della struttura cerebrale. Molti di noi conoscono la sostanza bianca e la sostanza grigia. Ebbene, questi danni possono coinvolgere ambedue, cioè sia la sostanza bianca che la sostanza grigia. Ma ci sono anche danni come dipendenza dei circuiti della ricompensa, come un effetto sui neurotrasmettitori. Questa alterazione dei neurotrasmettitori è in realtà fondata sul rilascio della dopamina, cioè quando noi entriamo in contatto sui social con lo smartphone c'è un rilascio di dopamina, che è questo neurotrasmettitore è associato al piacere e alla ricompensa. Questa continua stimolazione di dopamina in realtà crea proprio una vera e propria dipendenza simile a quella che si osserva con il gioco d'azzardo o le sostanze stupefacenti.
Infatti ci sono gli psichiatri, gli psicologi ne parlano dicendo che c'è un Certo, nuovo tipo di dipendenza, nuovi tipi di dipendenza. ma un'altra cosa chiara che adesso mi viene è che questo danno comporta anche un'alterazione di quella che si chiama la neuroplasticità e lo sviluppo cerebrale. Infatti, noi sappiamo come da bambini c'è una stimolazione notevole dello sviluppo del sistema cerebrale, che viene chiamato poi Questo è neuroplasticità. interessante e anche da far capire bene agli ascoltatori la complessità di questo Esattamente, concetto. perché poi una dipendenza da smartphone da piccoli ha delle implicazioni proprio sulla neuroplasticità, quindi sullo sviluppo cerebrale. Ecco, ora che, cari amici che ci state ascoltando, abbiamo un ospite molto speciale che è costantemente a contatto con i bambini, la dottoressa Loretta Petrucci, che è insegnante presso la scuola dell'infanzia Pinocchio di Frosinone. Abbiamo qui a Frosinone l'insegnante Lori Petrucci, a cui chiediamo quant'è il livello di attenzione, come si è modificato negli ultimi 10 anni il livello di attenzione dei bambini piccoli, 5-6 anni. Allora, la domanda è molto interessante anche perché noi insegnanti curiamo molto l'aspetto dell'attenzione, forse è quello a cui diamo più attenzione dopo il lavoro che si fa sulle regole comportamentali e poi arriva tutto il resto. Perché? Perché nell'ultimo decennio ci siamo comunque resi conto che l'attenzione ha avuto un calo enorme e questa ricaduta in maniera negativa l'abbiamo vista anche su quello che è poi il pensiero divergente dei bambini, nel senso che prima il bambino era anche più creativo, ora lo è meno. Quindi i bimbi ricevono tanti stimoli attraverso i dispositivi, i device a casa, a scuola diciamo che ci limitiamo, ma proprio per un discorso educativo. E poi però questi messaggi sono però messaggi passivi. I bambini invece hanno bisogno di avere messaggi attivi, messaggi in cui venga comunque stimolato il pensiero, nella creatività, nel saper anche applicare quelle che poi sono le competenze, perché ci sono le conoscenze, quindi i bambini apprendono quelle sono le conoscenze e poi si arriva ad applicare le competenze. La difficoltà proprio nel momento in cui viene trascurato l'aspetto dell'attenzione è proprio questo, che poi non si riesce a mettere in pratica quello che si è appreso. E noi lavorando, io sono un'insegnante che lavora nella scuola dell'infanzia, per cui diciamo che mi sono anche accorta insieme ai miei colleghi che spesso arrivano bambini piccoli, la fascia abbraccia i 3-5 anni. Arrivano bambini la mattina con il cellulare in mano e quindi la gestione della famiglia sul bambino è dettata dal dispositivo. Ecco, questo mi fa piacere. Io sono Luigi Grosso, il responsabile scientifico del podcast. Questo mi piace quello che lei ha detto perché mi pone a me una domanda che poi la giro a lei, e cioè che già in altri paesi dell'Europa si sta vietando l'uso dei dispositivi elettronici nelle scuole, già dalla prima infanzia. Lei come si vede in questo tipo di scelta fatta dagli altri paesi? Allora, io nella mia scuola, del resto anche con tutto il team docente, quindi parlo di tutto il comprensivo 2 di Frosinone, siamo orientati ad un ritorno al cartaceo e questo è anche il motivo per cui sposiamo quello che è il progetto Lettura ogni anno, cercando di riabituare i bambini anche ad usare il libro, Bravissimo. a vedere le immagini e ad avere proprio l'amore verso il cartaceo. Perfetto. Grazie, la ringraziamo molto Lori ed è sulla nostra linea Certo. e per cui bisogna dare più attenzione, di nuovo ritornare ai libri, è un tipo di creatività che viene spinta invece che un tipo di creatività come quella dei device che è diciamo passiva. Grazie Lori. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Buongiorno. Torniamo a lei, dottor Grosso, e a conclusione del nostro podcast, che in questo episodio ha toccato veramente un tema molto interessante. Ci può dire cosa possiamo fare per proteggere noi e la salute dei nostri bambini?
Grazie Chiara, e comincerei con i segnali di È allarme. importante, Eh così i sì, genitori possono capire subito. certamente, perché se si vede che c'è nel bambino una irritabilità quando non può usare il dispositivo, già è un segnale importante. Forte. Ma questo poi è uno dei tanti, perché c'è una perdita di interesse del bambino per altre attività e che si ripercuote poi anche sull'isolamento sociale. E infine, già gli insegnanti a scuola si accorgono di un calo del rendimento scolastico, quindi lo potrebbero comunicare ai genitori che prenderanno dei provvedimenti, ma anche i genitori stessi si accorgono dei disturbi del sonno associati anche a una sempre maggiore ansia e agitazione. E cosa si può fare? Quali sarebbero le strategie di prevenzione che gli specialisti indicano? Ecco, proprio gli specialisti che si occupano di questa grossissima materia danno delle indicazioni precise. Primo, regole chiare, cioè bisogna stabilire degli orari definiti per l'uso dello smartphone, con la creazione anche di zone device free in casa, implementando delle pause digitali regolari. Non è facile purtroppo per i genitori, ma capisco, no. deve essere fatto magari associandolo a un gioco, qualcosa di... Ma i genitori poi dovrebbero creare anche delle alternative costruttive, sì. Cioè promuovere attività all'aria aperta, incoraggiare hobby creativi che favoriscono poi l'interazione anche della comunicazione, del contatto sociale diretto vis-à-vis. E infine stimolando molto anche la lettura e il gioco tradizionale. Bisogna ritornare un po', fare un passo indietro in questo senso. Ma Chiara, io direi che bisogna dare una vera e propria educazione digitale ai bambini e quindi insegnare che l'uso dei dispositivi elettronici è sicuramente un vantaggio, ma bisogna stare attenti anche ai rischi che questo comporta. Dovrebbe essere inserito nelle scuole, fare anche dei corsi di approfondimento. Certamente. Per gli insegnanti. Certamente. E io direi dunque, per concludere, che la dipendenza da smartphone nei bambini è un problema serio che richiede un intervento immediato e coordinato da parte dei genitori, insegnanti, società civile. Perché solo attraverso un approccio consapevole e bilanciato alla tecnologia possiamo proteggere il benessere delle nuove generazioni. Certo. È fondamentale ricordare che la tecnologia dovrebbe essere uno strumento per migliorare la vita, non per peggiorarla. Per cui il futuro dei nostri bambini un po' dipende dalla capacità di trovare questo giusto equilibrio fra mondo digitale e mondo reale. Facciamo un appello in questo senso ai genitori. Come? Iniziamo oggi stesso a implementare, come diceva il dottor Grosso, delle regole chiare, no? Sull'uso dello smartphone, organizzare attività alternative coinvolgenti, mantenere un dialogo aperto con i figli e cercare anche un supporto professionale nel caso di segni di dipendenza. Capisco, non è semplice, ma dobbiamo fare questo sforzo, perché la salute mentale e fisica dei nostri bambini vale più di un like, di una notifica. Dobbiamo agire ora per garantire un futuro più equilibrato e sereno, e questa conoscenza del problema è il primo passo, la consapevolezza. Sicuramente. E allora grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie in primis al dottor Luigi Grosso. Grazie a voi tutti, grazie per averci ascoltato. E invitiamo i nostri ascoltatori, se hanno delle domande da fare a proposito, a scriverci all'indirizzo mail insalux.it@gmail.com. E arrivederci al prossimo episodio.